cattiva notizia e una buona notizia. La cattiva notizia è che ad Ostia c'è la mafia. Il Consiglio dei Ministri se ne è accorto solo una settimana fa. Noi ci siamo accorti qualche anno, molti anni fa. E la buona notizia è che però a Ostia, da tanto tempo, da tanti anni, c'è un presidio permanente contro la mafia e contro l'illegalità. Questo presidio è costituito da tanti, tantissimi cittadini attivi, è costituito dai nostri consiglieri municipali, Paolo Ferrara, Giuliani Pillo, Manuela Gramazzini, dai consiglieri regionali, abbiamo qui oggi Davide Barilari e Silvana De Nicolò, che vivono in quel quartiere. Questo presidio, che ha combattuto e combatte ogni giorno, mettendoci la faccia sul territorio, contro la mafia. Ecco, noi vogliamo approfittare di questa conferenza stampa anche per ringraziare tutti loro. Grazie. Sulla nostra portavoce che ha dato la voce riguardo all'incontro con il balneare
che l'assessore alla legalità Sabella aveva incontrato due giorni prima e abbiamo le prove. Quindi chiaramente questi sono dei liti tentativi, non solo riprovevoli nell'ambito del dibattito, comunque della sfida politica, ma anche riprovevoli sotto il profilo umano. Cioè, chi si riduce a questo denota di essere veramente la frutta, è come la persona che affoga, che cerca di trascinare con sé chiunque altro. E il fatto che ormai il PD non sia credibile è reso evidente anche dalla manifestazione che hanno tentato di organizzare il 3 settembre a Piazza del Bosco, manifestazione appunto a cui appunto non ha sostanzialmente presenziato nessuno, segno evidente che ormai il PD a Roma non è più credibile, soprattutto se, e concludo, quella manifestazione fa seguito a un atto che è contrario nella sostanza, che è l'unico atto che conta, che è l'atto del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2015, che è un indegno approccio politico, che è un commissariamento di fatto del sindaco Marino senza commissariare. E questo per l'unico motivo, quindi è stato chiaramente un provvedimento con cui si utilizza la legge ad uso e consumo del PD, che il PD sa benissimo che se si andasse a votare il PD giustamente ma quindi che cosa fa? Quindi che cosa fanno? Commissariano senza commissariare, tolgono i poteri al sindaco Marino, commissariano però un omicidio, cosa che secondo noi oltre che politicamente anche giuridicamente aberrante, nel senso che come se Ostia non facesse parte di Roma. È chiaro che se la mafia sta a Ostia, come ci sta, la mafia ci sta anche a Roma. E poi due giorni fa, da ultimo, tirano fuori quest'ultimo giorno in base al quale il comune di Roma, dopo che Ostia è stata commissariata, va a riprendersi le pene che sulle spiagge, che è sostanzialmente l'elemento preponderante, il tema preponderante ad Ostia, che quindi vanno a sottrarre al commissariato, che ci verrebbe anche da supporre, no? Forse se il comune fa questo perde qualcosa, altrimenti perché non lasciare i poteri al commissario riguardo alla gestione sulle spiagge di Ostia. Detto questo, cedo la parola al nostro senatore Giarrusso. Grazie a tutti. Tecnici che lavorano in municipio, erano politici, erano associazioni di categoria che in tutti questi 40 anni quando hanno chiuso gli occhi
qui hanno messo il loro ruolo di, diciamo, di antimafia, oppure in alcuni casi hanno favorito queste infiltrazioni. Questa domanda trova delle risposte in questa relazione. Trova delle risposte perché abbiamo analizzato, innanzitutto siamo partiti a livello di criminalità sociale, come a livello sociale il territorio di Ostia è stato influenzato, è stato coinvolto in questo grosso affare. E da qui siamo partiti ad analizzare i clan presenti ad Ostia e gli affari sul territorio. Siamo andati a fondo di tutte le famiglie, tutti gli interessi, tutte le proprietà, tutte quelle infiltrazioni che viviamo nel commercio, affronteremo tutti gli aspetti. E da qui siamo arrivati al terzo capitolo, gli interessi su appalti e grandi opere. Quindi quali sono gli attori coinvolti e su cosa stanno operando adesso. E poi analizziamo anche questo sociale territoriale, per capire come la mafia si è potuta infilare nei gangli proprio del tessuto commerciale, territoriale, di Ostia e territoriale. Analizziamo anche le situazioni antimafia, per capire che ruolo hanno svolto un ruolo effettivo efficace, oppure hanno in alcuni casi un ruolo, diciamo, critico, dubbioso riguardo la mafia d'Ostia. Tocchiamo anche il sistema mediatico, che in parte ha permesso che tante cose potessero succedere, magari senza dare un risalto come avrebbe dovuto esserci. E vediamo alcune figure di alcuni giornalisti che effettivamente hanno avuto un ruolo centrale e ancora oggi va bene. Per poi toccare uno degli aspetti più importanti, nel capitolo 7, i rapporti con le forze politiche. E qua dimostriamo che davvero tutti sono coinvolti, non solo Forza Italia, PD, come sarebbe scontato da dire, ma anche il ruolo di Casapanca, il ruolo del Partito Socialista Italiano, il ruolo di SEL. E parliamo anche del Movimento 5 Stelle, perché anche abbiamo un ruolo che sottolineiamo, naturalmente esterno a quello che è successo, però ribadiamo anche cosa stiamo facendo, i messaggi di intimidazione e di carte che abbiamo subito, c'è un panorama completo di quello che succede e che è successo ad Ostia. Vogliamo, con queste relazioni, fare una cosa che forse nessuno ha mai fatto, perché ci sono sempre stati interessi di parte, come sapete la torta viene spartita sempre da uno o dall'altro, quindi quando magari la destra cercava di denunciare delle cose in cui si sarebbe coinvolta, prometteva il suo ruolo in alcuni centri, così come la sinistra commette magari alcuni ruoli del PD in alcune spartizioni. Noi vogliamo invece raccogliere tutti i pezzi di questo puzzle, mettendoli insieme, abbiamo davvero un panorama completo. Quindi i documenti che abbiamo raccolto, tutto il materiale investigativo, tutte le denunce, tutto il lavoro fatto dalle associazioni, abbiamo messo semplicemente insieme tutto questo, però approfondendo alcuni aspetti che sono stati o sottovalutati o tralasciati o detto che insabbiati in tutti questi anni. È un lavoro proprio di squadra e di rete, ed emerge un quadro che, se preso alla lettera, se poi naturalmente in commissione verrà approfondito, apre molti spazi e responsabilità che non sono ancora emerse o non sono state effettivamente valutate correttamente. Allora, partiamo dal questo livello di criminalità sociale. Sarà molto sintetico perché vi riassumo davvero una relazione di 40 pagine di tutti i documenti allegati. Allora, Ostia è stata definita dai magistrati, in particolare dal PM Calone e dal PM di Roma, come una parte integrante del sistema politico, economico, sociale e culturale. Non parliamo più di infiltrazione, è sbagliato proprio chiamare infiltrazione, parliamo di un radicamento che è proprio parte integrante proprio dell'aspetto sociale e culturale della città. Perché parliamo di oltre 7 clan che sono attivi ad Ostia, non solo i classici 3 che tutti conoscono. Parliamo di interessi legati al traffico di coca, droghe sintetiche, prostituzione, armi, usura, estorsioni, gestione di stabilimenti balneari, esercizi commerciali, servizi pubblici, ma anche nei nuovi business, sale scommesse, sale bingo, i negozi con prove, sale slot. Quindi vedete, in questi anni la mafia si è proprio radicata ovunque, ha potuto influenzare tutte queste attività. E arriviamo a parlare di estorsioni, rapide, di intimidazioni, di stragi negoziati. Di questo abbiamo molte evidenze nei vari articoli di Stato. E la collusione avviene attraverso un sistema di atti compiacenti. Anche qua stiamo andando a fondo delle relazioni con tutte le attività informative che svolgono un ruolo importante su Ostia. Perché se dalle informative, alcuni dietro di banca hanno un ruolo centrale, così come imprenditori, così come impiegati in funzione di categoria, vuol dire che anche la stampa ha potuto svolgere un ruolo chiave in questo ambito. Soprattutto siamo concentrati sul ruolo del turismo degli appalti, adesso avremo approfondimenti anche ancora di Paolo Ferrara, e poi il rapporto con i politici. Quindi a Ostia esiste questa sorta di pace sociale fra Stato e mafia che è stata costruita negli anni. Una pace sociale in cui la gente
vive in un apparente stato di assenza di mafia. La mafia è quella che non si fa sentire, la mafia dei colletti bianchi, quando la violenza è usata solo in casi, solo per qualche momento di conto per servire questo quando serve. Infatti poi arriviamo a definire anche quando questa pace sociale è stata firmata e che impatti ha avuto sulla vita dei grandi. Anche qua molto brevemente. Allora, siamo risentiti fino agli anni 70 con questa analisi, quando vediamo la penetrazione della mafia ad Ostia, già da questi anni, quando Ostia diventa un polo centrale sia per la crescita delle popolazioni sia per i soldi che giravano sulla questione appalti. Quindi da quando è arrivato l'interesse su Ostia si sono subito potuti espandere il campo. Però l'attività investigativa era quella più importante negli anni 90, quindi abbiamo già questo gruppo di 20 anni, fino agli anni 90 non si è fatto neanche un bilancio. E il ruolo centrale è stato quello della tavola Riva, in cui le prime interazioni effettive con i collaboratori di giustizia hanno portato, da fine degli anni 90, una serie di indagini che hanno portato poi a trovare posto come terreno di faide fra le diverse bande criminali che avevano le mani sotto. Quindi parliamo di Banda della Magliana, Nara, Bande Locali, iniziavano a controllare lo spaccio e c'era questa guerra fra lo spaccio e l'Ostia. Quindi negli anni 90 è stata la prova generale di quello che sta diventando poi il servizio criminale che vediamo oggi. Parliamo anche di servizi segreti, il ruolo di Fausto Del Vecchio, ex sinistra, che ha avuto in questi anni un ruolo importante. E qui scattano anche operazioni, parlo molto velocemente, queste sono la cronistoria dell'attività, le operazioni Colosseo, l'operazione Valle Verde, il Black Beach. E qui negli anni 2000 è arrivato il Giubileo, con i primi soldi grossi, i primi appalti grossi, parliamo di aeroporto di Fiumicino, la Cina, il porto turistico. Parliamo di urbanizzazione del litorale, non solo Ostia, e poi naturalmente l'espansione sfrenata degli stabilimenti balneari. Quindi Giubileo ha dato una spinta molto forte alle infiltrazioni mafiose. E dagli anni 90, dagli anni 2000, iniziano le penetrazioni forti proprio sull'attività imprenditoriale. L'assassinio di Paolo Frau, legato proprio a Barini, qua iniziamo a avere un quadro chiaro. Si crea uno squilibrio sul narcotraffico, quindi sono i primi attività città grosse, per poi espandersi verso la mafia, invece più legata alle istituzioni, legata alla infiltrazione del commercio. Quindi possiamo già dire che la mafia di Ostia negli anni 2000, 2003, poteva essere sconfitta. Abbiamo già evidenze con cui già 10 anni fa, grazie al lavoro di, per esempio, l'inchiesta delle attività in Union, in Sabbiata nel 2003, un ruolo anche qua da chiarire di Pascal, ispettore capo dei narcotici, che viene prepensionato in maniera, diciamo, non chiara, in fiera, per esempio, agente polizia, che sono le persone che stanno indagando in quel momento sulla mafia, quella vera, quella degli interessi anche con la politica, e questi fatti rimangono un po' inspiegabili, sono persone che sono state messe da parte, su cui è stato detto e scritto molto. Quindi chi era un passo per scoprire la verità in quegli anni viene messo da parte. E proseguono poi anche le parti di testaggio nel 2004, con l'inchiesta anche marzo, e poi va fino al 2013, che è veramente molto veloce, molto dettagliato nella relazione, fino al 2013 per avere con Nuova Alba la vera lotta alla mafia con l'arresto di molti mafiosi di Ostia. Però fino al 2013 o è stato tutto mantenuto in silenzio fino al 2003, oppure chi tentava di lavorare sulla mafia è stato o prepensionato o sono stati fatti dei pistaggi in Sardegna. Veniamo su quello che è messo soprattutto dal 2013 al 2014, quindi l'interesse della mafia su Ostia. Parliamo sempre della triade, tra Sciani, Spalle e Triassi. Noi siamo andati a fondo di queste famiglie mafiose, abbiamo scoperto anche il loro ruolo, come questa pax mafiosa sia negli anni si è evoluta, qual è il peso di una famiglia rispetto all'altra, come sono state spartizioni anche di attività su Ostia. E siamo arrivati a identificare un salto della qualità dell'attività mafiosa fra 2006 e 2012. Questo è stato un rafforzamento forte, un fortissimo rafforzamento nell'attività di questi clan. E si è arrivati a una federazione mafiosa. Quindi è facile dare la colpa solo di Spada, o sottovalutare il ruolo dei Fasciani, oppure parlare di Triassi. In realtà ormai c'è una spartizione, una federazione in cui ognuno ha un ruolo chiaro, ognuno gestisce un pezzo di Ostia. Ostia perché è una miniera d'oro, parliamo adesso, ci arriverà Paolo nel dettaglio, parliamo di una miniera d'oro, parliamo solo sulle spiagge di 60 milioni di euro all'anno da spartire, 40 stabilimenti, sparpagliati su 14 km. La prima vera lotta la vediamo con Mafia Capitale 1-2, in cui abbiamo già l'evidenza di Barini, che in questi giorni appunto
come sapete, entra e esce dalla galera, stanno uscendo le persone che fino a prima avevano un ruolo chiave, che faceva parte integrante di questo sistema. Non entro nei dettagli, però abbiamo analizzato, vedete, molte pagine con proprio di Fasciani, spade e triangoli. Fasciani possiamo dire che è il centro del potere criminoso e con un prestigio criminale molto forte, costruito con negli anni, alleanza con Senese, è uno dei clan molto più attivi e operosi della Diostra. E il prestigio è quello che sono riusciti a ottenere i Fasciani sulle altre famiglie. E questa Pax è garantita proprio da questa associazione mafiosa. Ho analizzato il ruolo dei Fasciani con Carminati, che ha portato il setup in questi anni. Abbiamo analizzato la figura del capoclan, questa relazione per iniziare tutte le attività che il capoclan ha svolto in questi anni per arrivare a questa fase mafiosa. Il ruolo di Papani, per esempio, associazione balneare, che in tutto questo contesto svolge, come vediamo, un ruolo molto importante. Siamo andati a fondo dei dettagli del clan, gli obiettivi, modalità di estorsione, questo è messo per le varie intercettazioni, dalle richieste, le modalità con cui il clan opera sul territorio e gli interessi nei vari settori. Come le infiltrazioni, che citiamo solo, il sistema bancario e istituzioni tramite Papalini, che questa è una figura che torna più volte anche sulla politica di destra e di sinistra dei vari anni. E proprio di Cardella, che era un formatore molto importante per questo clan. Siamo andati a fondo delle proprietà, adesso non posso citare tutte le proprietà, ma vediamo poi come il clan negli anni ha avuto accesso agli stabilimenti balneari, alle sale scommesse, alla gestione del conto di Fasciani, tramite portanome, tramite prestanome, di tutte quelle attività che erano centrali su Ostia, la gestione del porto, gli altri. Anche qua sugli spalle hanno fatto molti dettagli, come è composto il clan, quali attività sono state confermate, le attività principali. Queste informazioni sono difficilissime da trovare perché sono, vi ripeto, o poi l'anno di varie attività di stampa, che saliamo addirittura molti anni fa per capire che ruolo dei Fasciani di essere di spalle. Mettere insieme tutti questi passaggi con l'attività investigativa, il panorama è molto chiaro e molto dettagliato. Altre infiltrazioni sono legate alla Cosca Senese, legate alla Camorra, anche qua ci sono molti dettagli su quello che è emerso poi dalle richieste di Sabbiate, e da come i Senesi sono relazionati con i Fasciani, Spadi e Triassi, l'ex banda della Magliana, che ha ancora un ruolo importante rispetto agli precedenti quando c'è stato proprio l'ingresso, e anche qua vediamo gli interessi della politica. E poi Contrera e Caruana, che hanno svolto, non vi posso dare troppi dettagli, possono entrare proprio sullo specifico, però è tutto scritto e la Commissione può elaborare tutto. Arriviamo, prima di passare la parola a Paolo, agli interessi, quindi dobbiamo fare prima un panorama per capire come, chi si è mosso e come, questo è molto chiaro, qui già possiamo capire i politici coinvolti, già da questo abbiamo una chiara evidenza. Però abbiamo fatto un passaggio sugli appalti, ma vedete, per identificare le delibere, i bandi di gara, abbiamo visto che su Ostia ci sono, principalmente si ruota sul porto turistico, in cui Balini rappresentava un passaggio chiave, quindi saremo addirittura attenti di hotel elettroni. Quindi la divisa sono stati questi politici di sinistra che hanno dato via questa regolazione del porto turistico per poi arrivare all'ampliamento del 2010 su cui la mafia ha messo gli occhi e poi vediamo tutto il ruolo di Balini in cooperazione con appunto i clan coinvolti. E poi abbiamo addirittura il 2010 che dando proprio la concessione del 2013 su 18 anni. Quindi il polo turistico di Roma rappresenta un business enorme su cui anche adesso ci sono interessi forti e spinte a livello regionale che vedremo anche poi con Silvano. Per passare la parola a Paolo, ci sono gli altri aree su cui abbiamo lavorato la nostra relazione, quindi il polo turistico di Roma, il distretto turistico balneare, il porto di Fiumicino, anche qua molti interessi sulle parti sui servizi, Cinelab, legato alla gestione dei parcheggi, il ponte del 2 giugno di Fiumicino, anche qua costi di entrata, il progetto Waterfront, definito come un monte d'oro, anche qua le giunte sotto la giunta Mezzani, stabilimenti balneari, corsi e concessioni, e poi la sede della Polizia Municipale. Siamo concentrati su questi appalti principali, da qui emerge un quadro davvero importante. Allora, direi sulla questione stabilimenti balneari c'è un approfondimento specifico con il consigliere. Grazie, Dario.
poi con l'altra mano però oggi stanno facendo un colpo di mano appunto per togliere le deleghe del litorale al commissario che dovrebbe controllare quello per cui è stato mandato nel municipio. Il Movimento 5 Stelle ha sempre trattato con attenzione il tema delle spiagge, invocando legalità nel nostro municipio da sempre. Questi ultimi due anni ricordo che il primo documento che abbiamo presentato è stato relativo alla richiesta di revoca del bando, del vecchio bando sull'assegnazione delle spiagge, coinvolto nell'ordinanza Alba Nuova, dove il direttore dell'ufficio tecnico Papalini ospitava la spada del suo ufficio sempre relativamente alle spiagge. Abbiamo occupato il Consiglio Municipale per chiedere legalità, siamo stati gli unici a farlo, legalità e trasparenza sulle spiagge del litorale romano. L'ultimo atto che è stato votato nel Consiglio Municipale riguardo al Consiglio straordinario da noi richiesto sulle spiagge, dove elencavamo in modo dettagliato tutto il malaffare e proponevamo soluzioni, revoca delle concessioni, abbattimento del lungomuro. Per cui nessuno si azzardi ad infangare il lavoro fatto dai consiglieri e dagli attivisti ad Ostia. Per cui nessuno, ripeto, si azzarda di infangare
comunità, dei portavoce, di attivisti del Movimento 5 Stelle a tutti i livelli. Grazie a tutti. Coinvolto appunto nella situazione di notte delle spiagge, approfondiamo il ruolo di Storri,
ha segnato, guarda caso, la poca posizione con il cuore di servizio, in tutti gli altri pianeti diretti, le prove, ai bandi, questi personaggi hanno svolto un ruolo chiaro. E analizziamo anche l'universo Tassone, cioè era solo Tassone anche con la nera, o c'era un sistema che grazie a lui si è potuto espandere e radicare? Parliamo di altri nomi legati a Tassone come Rodolfo Murra, attuale capo della dottatura capitolina. Anche qua cosa ha fatto e soprattutto cosa non ha fatto. L'ausilio, di cui stiamo già lavorando, ma poi in questi giorni sono emesse ulteriori novità e lasciamo tutto alle ultime parole di stampa. E anche Rolli Zannola, che anche lui ha avuto un ruolo importante nella giornata. Per poi arrivare ancora a espanderci per capire anche queste relazioni nazionali, il ruolo di Stefano Esposito, anche qua molto approfondito, ed è appare chiaro che Esposito cerca di svolgere un ruolo evidente di legittimare il Movimento 5 Stelle su Ostia, associandoci appunto a interessi vicini alla mafia, appunto, dei clan, che abbiamo appena smentito, però Esposito svolge questo ruolo di depistaggio su Ostia. E chiudiamo su altri elementi non così di spicco come il PD, ma hanno svolto un ruolo importante, il PSI con Viglioli, poi abbiamo approfondito queste relazioni, Lorenzati di Sel e Casa Pound, anche loro hanno qualcosa da spiegare. E poi un capitolo molto, molto lungo su Forza Italia, appunto quello che vi dicevo, su chi ha parcheggiato la tavola e chi non da soli. E qua ci sono elementi interessanti, soprattutto sui bandi 2011-2012-2013 sulle spiagge, sulla società Convivio, per esempio cito solo questo, su altri, su Rodi Papalini, su nomi come Bellavista, Mannucci, Perazzolo, Colloca, che hanno svolto un ruolo importante nel centrare la giunta in questo sistema appunto poco chiaro, diciamo così. Chiudo solo sul Movimento 5 Stelle, qua diciamo tutto quello che stiamo facendo a livello territoriale, adesso si vanno a cominciare la questione. L'ultimissima cosa, vi posso citare il fatto che abbiamo ricevuto minacce di intimidazioni che abbiamo già denunciato alle autorità e stiamo poi in costernazione, spieghiamo bene, ci sono comunque denunce alle autorità e questo è un segnale per cui iniziamo davvero a dare fastidio e la mafia di Ostia si accorge che una forza politica che sta per vincere le elezioni su Ostia deve essere innanzitutto avvicinata e tentano comunque di avere un rapporto con noi che noi abbiamo fin dal primo momento negato, non avremmo mai, quindi i messaggi sono già arrivati, sono stati già riscritti intermittente con il coinvolgimento appunto delle autorità. Quello che noi abbiamo prodotto,
quello che verrà valutato dalla Commissione parlamentare antimafia, per cui i dettagli tecnici non li vado ad aggiungere. Magari posso dire due parole sul perché questa situazione ad Ostia, perché siamo qua a parlare di questo argomento. Allora, innanzitutto io volevo dire che, al contrario di quello che si semplifica attraverso i media spesso e volentieri, magari non tutti, Ostia non è mafiosa, non è Ostia ad essere mafiosa. Sono mafiose le persone che l'hanno gestita, che l'hanno governata, anche lì, non tutti chiaramente, però se le azioni politiche non ci sono state, se l'attenzione della politica si è rivolta altrove, ad altri problemi meno importanti, forse un motivo ci sarà. E quindi noi diciamo che comunque i cittadini di Ostia vogliono sicuramente un riscatto e il loro onore, la loro dignità ci impongono di non parlare di Ostia come di una situazione che coinvolge tutti e che sia mafiosa. Io vi ricordo che il municipio di Ostia è forse il municipio di Roma dove più presenti sono le associazioni, i comitati di quartiere, le associazioni antimafia che hanno anche loro subito il fango, perché questa di infangare le persone è una strategia classica mafiosa. Se noi ci ricordiamo per esempio il nostro caro compianto Giovanni Falcone, io me lo ricordo, insomma, in quell'epoca lì quasi tutti avevamo abboccato al fatto che potessero esserci delle ombre, dei sospetti su di lui. Questa è stata naturalmente una voce mandata in giro ad arte da chi ne aveva tutto l'interesse. La stessa cosa in tempi più recenti, e Davide l'ha menzionato, è successa ad alcuni membri delle forze dell'ordine che già più di 10 anni fa avevano iniziato la nuova alba, per così dire, su Ostia, parlando di mafia, andando, cercando di andare a fondo. Quindi sono state queste persone infangate ed altro. La stessa cosa è successa ad alcune associazioni antimafia, la stessa cosa è successa al Movimento 5 Stelle, come nel caso di questo esponente di un clan locale che avrebbe messo un mi piace sulla pagina del Sandro Di Battista. Quindi questa situazione deve essere ben chiara anche perché ad Ostia, molto più che in altri territori, vi sia stata una certa omertà, quindi una mancanza di denuncia anche da parte degli imprenditori, non solamente della politica. Questa è una cosa che non deve stupire, innanzitutto perché la mafia ad Ostia non è solo Spada, Fasciani, Casa Monica, questi nomi che sui giornali ricorrono in continuazione. Non ci scordiamo che si tenta di fare sempre una certa confusione tra articolo 416 e 416 bis. Ad Ostia, come in tutta Italia del resto, non ci dimentichiamo che non ci sono solo gruppi criminali locali che nascono da situazioni che possono essere di terreno fertile, quale a Ostia, ma ci sono delle cosche mafiose che vengono da altri territori e si spostano in giro per l'Italia e in giro per il mondo a seconda di dove ci sono interessi da coltivare, interessi economici, ma anche terreno o fertile o dove possono stare tranquilli. Un esempio che mi viene in mente, la Bassa Pontina, un paesino ridente come Sperlonga, è un paese dove non si è espletata direttamente, o comunque ultimamente forse sì, però negli anni, l'azione delle cosche mafiose, però era un posto dove i mafiosi andavano a soggiornare, a stare, ad abitare per dei periodi e dovevano stare tranquilli. E Ostia probabilmente queste cose le ha avute strane, quindi è stata sia un luogo fertile per alcune mire criminali, economiche, sia anche un posto dove si stava bene, forse perché c'era diciamo, un territorio difficile da gestire già da tanti anni. Quindi questa è un'altra situazione che magari può avere aumentato il potenziale mafioso di questa località. Ora, perché è estremamente importante uscire fuori dalla dimensione municipale e comunale per quanto riguarda la mafia ad Ostia, nello specifico, perché qui di questo stiamo parlando? Perché, signori, le vere assegnazioni, i veri fondi che sono a disposizione da parte dell'amministrazione pubblica non sono i fondi municipali, i fondi comunali, ma sono i fondi regionali, sono i fondi dello Stato, sono i fondi europei, di cui, diciamo, questa
che la mafia ad altissimo livello, se aveva relazione con i politici locali, doveva per forza avere delle relazioni con i politici nelle amministrazioni superiori per garantirsi l'impunità, la libertà di azione, ma anche e soprattutto per ottenere dei vantaggi sotto forma di appalti, sotto forma di assegnazione di fondi. E allora, quali sono le cose che anche noi, come Movimento 5 Stelle, siamo andati particolarmente a sollecitare presso la Regione, che ci fanno venire sospetti di collusione a qualche livello? Per esempio il piano di assetto idrogeologico del territorio, questa è una cosa di fondamentale importanza. Immaginate, finché non abbiamo questi strumenti, c'è il far west, nel senso io posso decidere a chi dare le concessioni edilizie ovunque. Pensiamo per esempio al cosiddetto Stadio della Roma, che è fuori dal nostro municipio di poco. Lo Stadio cosiddetto della Roma, che poi della Roma in realtà non è dei costruttori che lo vogliono costruire, si trova in una zona che, per via della mancanza di questi strumenti normativi vincolanti, estremamente vincolanti, si può pensare di poter costruire uno stadio da 80.000 persone e fare correre un rischio di vita a queste persone che vanno allo stadio. Allo stesso modo alcuni quartieri nel nostro municipio, per esempio cito il Fermento, no? Quartieri tristemente famosi per allagamenti che hanno comportato anche delle vittime. Quindi noi stiamo premendo da mesi, con l'aiuto di persone competenti anche nel nostro municipio, per far sì che questo piano di assetto idrogeologico venga finalmente approvato nero su bianco. Quindi qui si può e qui no, basta, finisce lì. La stessa cosa è avvenuta per le spiagge. Abbiamo avuto una discussione in regione su una proposta di legge che doveva amministrare l'utilizzo delle spiagge per finalità turistico-ricreative, e anche là c'è stato un grande attivarsi di tutti i gruppi politici a destra e a sinistra, e naturalmente ci siamo ritrovati a dover combattere la volontà di far sparire completamente anche gli angoli intorsi del nostro litorale, che possono essere spiagge libere, prive di qualsiasi mira economica importante, perché ci sono degli aspetti paesaggistici, naturalistici sul nostro litorale che sono fondamentali. Poi se vediamo l'import dei mafiosi, delle grandi cosche, è presente su tutto il litorale, dalla Bassa Pontina, passando per Anzio, Nettuno, arrivando anche a Torvaianica, Ostia e poi salendo verso la Toscana. Quindi sicuramente ci sono delle mire che sono molto ben precise anche su queste, sulle attività turistiche del litorale. E poi ci sono diverse cose che noi abbiamo sollecitato, e per esempio c'è una proposta di legge a prima firma del collega Barillari, proprio sulla la creazione di una commissione antimafia regionale, perché noi ne abbiamo una parlamentare, la regionale è mancante, è una commissione speciale. Naturalmente fino all'altro ieri, si può dire fino alle ultime arresti, credo Davide, c'è stata proprio negata, ma che siete matti, anzi pronunciare solo la parola mafia in aula, anche relativamente allo scandalo Cerroni, quella è una parola che non si può nominare in aula, perché un politico di destra o di sinistra che sia proprio non la può sentire. Quindi perché non la può sentire? Ce lo chiediamo ancora, forse adesso neanche ce lo chiediamo più. Quindi questa commissione antimafia, con un escamotaggio diciamo della minoranza, siamo riusciti a farla entrare in un'altra proposta di legge di giunta e a farcela finalmente approvare. Quello è stato diciamo un successo del Movimento 5 Stelle, però non è finita qui, perché adesso che sta ricominciando l'attività, noi esigiamo che la presidenza di questa commissione venga data al Movimento 5 Stelle, perché nessun'altra forza politica presente in regione ci aiutino a fare anche questa nostra battaglia, e ringrazio ancora tutti della presenza, e comunque per qualsiasi domanda a seguire noi siamo qua, vi prego comunque di interpellarci su qualsiasi cosa. Grazie.
Grazie. Sono contenta che siamo qui da tutti i livelli perché non è un caso, non è un caso perché il Movimento 5 Stelle, la mafia la combatte sul serio a tutti i livelli istituzionali, è determinatissimo perché la mafia o la si fiancheggia o la si combatte, non si convive con questo male. Chi si volta dall'altra parte è complice, chi alza gli occhi. Noi siamo molto determinati, non ci faremo fermare mai da tentativi di infangarci, da minacce, nulla di tutto ciò ci ferma, siamo proprio qui a tutti i livelli per questo e non solo ci sono tutti i livelli istituzionali, ma fortunatamente ci sono milioni di cittadini alle nostre, dietro le nostre spalle, che noi confidiamo nella gente, nelle persone che ci seguono, che si informano e che sanno che questo paese ha una sola via di uscita, liberarsi da questo cancro. E l'unico mezzo, l'unico treno sul quale salire per liberarsi da questo cancro è il nostro Movimento 5 Stelle. Grazie.
5 Stelle, con i suoi portavoce, con i suoi attivisti, ha fatto il suo lavoro. Ha fatto quello per cui i cittadini ci hanno mandato dentro le istituzioni. Stare alle calcagne di chi comanda, dei potenti, di chi dispone, fare le pulci, verificare, controllare e disvelare, non accordarci, disvelare, rendere noto ai cittadini quello che accade dentro le istituzioni. E quello che accade dentro le istituzioni di Roma, della regione, del comune, dei municipi è veramente gravissimo, ma non è un quadro nuovo. Guardate, io sono siciliano, sono nato a Catania, sono vissuto sempre a Catania, e si può fare questo rapporto su Ostia, possiamo avere i nomi, possiamo andare su Catania. Voi pensate che noi abbiamo il principale editore di testate giornalistiche e televisive regionali che è inquisito per mafia, Mario Ciancio, da dove partire dall'informazione. E là a scendere tutti i rapporti fra la falsa opposizione e la vera mafia, no? Tutti esattamente come li avete descritti, si sono svolti a Catania come in tante altre città del nostro paese, come a Roma. E allora noi, per concludere, dobbiamo ricordare innanzitutto un paio di cose che abbiamo il dovere di sottolineare. La prima, io leggendo il curriculum di Carminati mi sono chiesto, ma questo che per tutta la vita ha commesso reati gravi, perché non stare in galera? Perché ha usufruito di tre, fra indulti e amnistie, numero tre.